Domande? Sì, c'è il Presidente nazionale che vuole dire delle cose, vediamo. No, sì, grazie. No, vabbè, ma sto qua, ma non succede niente. No, ovviamente sono molto interessato perché ritrovo molte cose anche dalla nostra discussione congressuale e anche molto collegate in realtà agli altri panel che abbiamo avuto oggi e quello di ieri. E intanto credo che stiamo mettendo molto a fuoco quello che Luciano diceva ieri, diseguaglianze, ma soprattutto esclusione. Che è un tema, diciamo così, che non sottovaluterei per niente. E quindi anche il bisogno di ricostruire una dimensione collettiva. Si diceva prima, parlando di Mafio e di CKR, ma si può dire anche di circoli. Cioè noi siamo in una fase storica, ce lo siamo detti al congresso, in cui se una volta i circoli nascevano come un bisogno di una comunità, oggi i circoli nascono per tenerle insieme con la comunità o, come nel caso anche di CKR e di Mafia, per rimettere insieme la comunità. Dopo 30 anni di egoismo sociale che ci ha devastato tutti e tutti, in cui la dimensione collettiva diventava un peso, una cosa inutile. Allora credo che questa riflessione sul mutualismo mi porta poi a pensare un po', mi scuso per chi l'ha già sentito dire ieri, ma io ci credo veramente che e non nell'interpretazione del sindaco di Cremona, cioè della classe politica, ma noi su questo tema del mutualismo, ed è per quello che lo mettiamo al centro oggi, e ci dobbiamo ricostruire la proposta politica per questo paese. E ci sono delle basi solide, e quelle basi solide partono anche dal fatto che più conquistiamo terreno, anche con quelle persone... più conquistiamo persone... che escono, cioè, lo dico, non so come dirlo, non voglio essere malinterpretato, che si trovano in una situazione di difficoltà e quindi capiscono che quella stagione di egoismo che li ha attraversati non è più la risposta al loro futuro, al loro benessere, ma la risposta è il collettivo, io credo che torneremo a dare un senso ad una parola che Tom ci ricordava sempre, che era il tema dell'emancipazione. Siamo tornati lì. Il mutualismo ha le stesse ragioni storiche che ci aveva nel 1800, alla fine del 1800, quando nascono le società di mutuo soccorso, e oggi le ritroviamo perché stiamo andando in una condizione sempre più forte di difficoltà e di debolezza strutturale. Allora, io credo che questa sia la proposta politica. Attorno a questa proposta politica del mutualismo, noi sì saremo in grado di dare risposta all'esclusione e quindi al tema delle diseguaglianze. Quindi, credo che su questo noi dovremmo rifletterci molto anche sul piano formativo, perché tutto quello che tu ci raccontavi, Paolo, al di là delle pratiche di Rimafo, di CKN, non sono così scontate oggi. Nel panorama politico, associativo, sindacale. Servono nuove pedagogie. Bravo, sono d'accordo. Su basi, diciamo, che recuperano l'essenza. Che recuperano l'essenza, ma su basi diverse. Cioè, la campagna crowdfunding è esemplificativa. Quando dicevano dei tre tempi del mutualismo, mutuo riconoscimento, mutuo beneficio e mutua assistenza. Il fatto che qualcuno da Caricati contribuisca a quella campagna significa che l'elemento crowd, cioè il valore di quella roba, non sta nel funding, ma nell'elemento crowd, cioè folla, comunità. Si sta facendo comunità nel momento in cui dona. Queste sono nuove forme di mutualismo. Bisogna cambiare anche gli occhiali, cioè noi dobbiamo alimentare la dimensione antagonista, guidata, come dicevo prima, da uno scopo, però dobbiamo anche ridisegnare le forme, le modalità con cui renderle attuali, perché i giovani e le nuove comunità oggi, su questa cosa qua, costruiscono forme inedite di mutualismo. Loro non lo chiamano mutualismo, no, certo. Ma diciamo quella dimensione di... cioè, il mutualismo è... la dico proprio in maniera brutale, una sorta di software per gestire le interdipendenze, cioè i legami. Oggi le interdipendenze possono essere o estratte, estrazione, o incluse. Il mutualismo storicamente nasce per includere, perché il valore, pensate, social network, le piattaforme, lo generiamo. Il problema è che c'è qualcuno che se lo mangia. Il mutualismo nasce solo, è un metodo, una strada, un metodo, è una strada per ridisegnare, quindi è un ordine sociale, è una logica. Non è la cooperativa al mutualismo. La cooperativa sta al mutualismo, ma il mutualismo è molto più grande della cooperativa.
è una logica che serve per ridisegnare, in una logica inclusiva, le interdipendenze. Cosa significa in italiano? Significa che il valore che si genera rimane a chi lo genera e al territorio che lo produce. Perché oggi, che se ne dica, dati sulle disuguaglianze, non entriamo nel merito, avete già parlato, ci dicono esattamente il contrario. Più la crisi è profonda, più la disuguaglianza sale. Significa che nei momenti di crisi c'è qualcuno che usa le interdipendenze per appropriarsi del valore aggiunto. Ecco perché il mutualismo deve essere una prospettiva pubblica. Cioè non è solo di quelli che stanno in mezzo fra Stato e mercato. Dovrebbe essere anche un criterio di preferenza delle politiche rispetto anche alle economie che si generano nel territorio. Assolutamente. Aggiungo una cosa rispetto a Lucio, collegandolo anche alla domanda che Vito faceva sul Covid, cioè il terzo settore, perché sono molto vere le cose che tu dicevi. Vero è anche che nel panorama dell'associazionismo, parlo in questo caso solo dell'associazionismo, che conosco un po' meglio, diciamo così, ma varie. Io non credo che il tema sia il piccolo o il grande. Noi siamo un'associazione, una rete di associazioni piccole e grandi, quindi abbiamo entrambi gli stessi problemi. Io credo che anche lì noi dobbiamo vincere un po' di autismo, che in questi anni ha costruito un sistema basato sul piccolo, in realtà basato sul diviso, che è quello che poi ha fatto vincere una determinata idea di società e di paese, ha fatto perdere quell'altra a cui noi siamo più affezionati, che era quella di una dimensione collettiva. Però credo che anche qui, paradossalmente, la pandemia oggi ci sta restituendo forse non è tanto vero quell'idea che ne siamo usciti peggio. Io credo che qualcosa si stia mettendo in moto rispetto all'idea che quello che abbiamo vissuto in quel periodo non è tanto solo ed esclusivamente colpa di quel periodo, ma è la somma di quello che abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni, e lì non si torna e non si può tornare perché è stato un fallimento e la pandemia ce l'ha insegnato. Luciana, poi ci sono anche lì. Ho due domande e una curiosità. La domanda è questa: siamo di fronte a un mutamento profondo del modo di lavorare. Se pensiamo soltanto all'economia circolare, io mi domando che cosa si fa di quell'enorme area dei litigi che venivano assunti da decine di migliaia per fare decine di migliaia di appartamenti e cementificare l'intera città. Se il problema sarà nel futuro, credo che debba essere quello di rammendare e non di cementificare ulteriormente, beh, il lavoro dovrebbe forse riscoprire quello che è stato in passato, cioè piccoli gruppi di comunità di lavoro, che chiamiamo di cooperative di lavoro, di servizio, che quindi diventano una cosa che boh, cosa fa il sindacato di questo e cosa, come si pensa che potrebbe essere organizzato e diventare un mutualismo che fanno queste cose poi molto intrecciate con la comunità. Ne parlate per esempio con la Fillea, tanto per dire una cosa, che cosa possa diventare in questo modo, modificarsi il lavoro eccetera. La seconda domanda è che tra le cose completamente nuove che stanno succedendo e sono anche meravigliose al tempo stesso terrificanti, c'è un dato che è stato fornito dalla CGIL per esempio, che dice che mentre per tutto il secolo passato nel corso di tutto il secolo l'occupazione tradizionale per via dello sviluppo delle tecnologie si è ridotta del 15%, la previsione per il secolo in corso è del 75%. Quindi può essere una previsione meravigliosa, perché per sopravvivere ci vorrà molto meno lavoro, quindi possiamo finalmente pensare a un'altra vita. Però può anche voler dire che lavorano il 25% ad un altissimo livello tecnologico e tutti gli altri fanno le badanti e chissà cosa. Come ci si può, come questa esperienza molto bella di cui avete parlato, si pone in questione di come si controlla, si contratta, si inventa la questione dello sviluppo tecnologico? Perché la questione dello sviluppo tecnologico pone come primo obiettivo quello di far studiare per tutta la vita tutti quanti, non ce n'è un altro. E quindi si ritorna a 150 ore, che erano state una bella cosa, ma era una cosa minima in confronto alla questione che è studiare la terza è una pura curiosità. So che la Lega delle Cooperative ha creato un settore che si occupa esattamente delle fabbriche
socializzate, diciamo. Mi interessava per sapere funziona o non funziona, come funziona. Ok, per chiudere. Breve intervento. Non lo volevo. Esatto. Allora, riprendo l'ultima questione del quello che si chiama worker buyout, e cioè dove appunto in situazioni di crisi, fallimento, eccetera, gli operai, come dire, su questo sono abbastanza provocatorio, ma fondamentalmente poco d'accordo. E rientrare in un sistema che ti ha appena espulso, dovendo raccattare tutti i fondi possibili immaginabili, TFR, salvadanaio, soldi nel materasso, eccetera, e magari accedere a mutui appunto nella più classica dell'iter, come dire, previsto da questo sistema, non lo so. Noi abbiamo scelto di occuparlo, la fabbrica, probabilmente perché ci sembra ancora oggi, e ci sembrerà anche domani, assolutamente urgente e necessario cambiare il paradigma del padrone e dell'operaio schiavo e di quello che lavora a favore dei profitti di qualcuno. Quindi riprendersi una fabbrica non è chiedo un mutuo, prendo i soldi, raccatto i TFR di tutti e proviamo a farcela, come ripetendo lo stesso sistema. Poi sicuramente con questa non è una scure su tutte le situazioni che si sono replicate con questo sistema, e che magari hanno adottato anche diverse metodologie per arrivare a, ribadire che la fabbrica è nostra perché ci abbiamo lavorato per 20 anni e non dell'imprenditore ennesimo che è venuto qui a spremere, a fare soldi ed è scappato da un'altra parte, ci sembra sia un contenuto un attimino più rivendicativo, ma non è la soluzione. Anche perché se no ce ne sarebbero state a migliaia, a centinaia, è difficile sicuramente uscire psicologicamente, culturalmente dall'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, che è un articolo straordinario, la cosa che probabilmente io avrei aggiunto sul lavoro equo, dignitoso della persona e di chi appunto ne ha accesso. E col mantra del lavoro, come avete spiegato, io ho ascoltato veramente molto poco rispetto a quello che è stato detto ieri, oggi e anche domani, mi pare. Sì. Basta che lavori, perché se non lavori e non prendi qualsiasi cosa ti capita, sei un fannullone, uno che non c'ha voglia, uno che sta sul divano, si gratta la pancia, eccetera, eccetera. E questa era la mia appunto così opinione rispetto all'ultima indicazione. Allora, mi riallaccio a questa ultima indicazione. Nel rispetto delle modalità, da quelle più radicali che hanno una valenza anche simbolica più forte. Io, se noi guardiamo appunto la GKN piuttosto che, non so, worker buyout, trattasi comunque di cooperative. Perché GKN è una cooperativa per la reindustrializzazione. I worker buyout non fanno altro che trasformare un'impresa for profit, quasi sempre for profit, in un'impresa in cui i lavoratori diventano padroni. Poi i meccanismi, come diceva, sono meccanismi evidentemente CFI, legge Marcora, quindi, che incentivano cosa? Il coinvestimento dei lavoratori e di altri soggetti per ripristinare comunque un bene che attraverso un modello cooperativo, cioè mutualistico, diventa da privato a bene comune. E qui c'è il passaggio. Perché il bene comune è un bene pubblico
con una piccola caratteristica, che è governato dai soggetti che in qualche modo lo alimentano. Perché il bene pubblico e il bene comune sono due cose diverse. E l'autogestione è la modalità più adeguata, o il processo democratico è la modalità più adeguata. La Ahlström dice: i beni sono comuni, hanno una caratteristica, cioè la natura, la gestione dei beni, Ahlström premio Nobel per l'economia, la gestione dei beni deve essere coerente con la loro natura. Se la natura è di bene comune, anche la gestione deve essere comune. Quindi io su Walk Away Out, prego, sono positivo, ben venga, ci sono molte iniziative, anche del movimento cooperativo, ma altre, che fra l'altro fanno anche delle operazioni comunitarie, potrei citarvene tantissime, ve ne cito una, quella di Messina, il beneficio di Messina, dove è stato fatto, mio amico Gaetano Giunta ha fatto un'operazione straordinaria, parte da una fondazione, cittadini, cioè un'operazione dal basso, che ha in qualche modo restituito ai lavoratori e a una comunità con dei meccanismi anche che di coinvestimento, cui uno può essere d'accordo o meno, però ha restituito, diciamo, al lavoro questa dimensione. I Walk Away stanno crescendo in Italia, sono molto importanti, andrebbero incentivati di più, c'è troppa enfasi sulle start-up e poco sui Walk Away Out, troppi fondi pubblici sul, diciamo, start-up che spesso vengono acquistate da grandi monopolisti e poco sui processi di reindustrializzazione cooperativa. Quindi questo è un tema. L'altro tema, tecnologia, il tema della tecnologia è un tema gigantesco ovviamente, no? Che mette al centro, qui non abbiamo tempo perché bisognerebbe aprire un capitolo gigantesco, il tema della transizione, un po' il diritto del lavoro, ma anche la transizione, come ci si arriva a questi passaggi. Perché evidentemente prima il ciclo di vita del lavoro era un po' simile al ciclo di vita della produzione. Oggi abbiamo un mismatch gigantesco. E quindi la tutela del lavoro in queste fasi, la formazione, l'inclusione sono un tema di cui nessuno parla, da un lato. Dall'altro c'è il tema di, in qualche modo, ridisegnare anche le competenze del lavoro delle persone su una base più relazionale, su una base più legata, no, a ciò che è umano, e lasciare magari alla tecnologia gli elementi magari più, diciamo, più legati alle procedure e ai processi. Però c'è un tema gigantesco da questo punto di vista. Tenete conto che oggi addirittura siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, adesso c'è tutto il dibattito, no? ChatGPT, bla bla bla. Qui siamo in una fase, e qui anche qui c'è bisogno di riportare tutto a una dimensione politica, nel senso che o si riattribuisce valore al lavoro, come diceva Adam Smith, l'origine della ricchezza, se voi prendete sul economista. Nel 1776 Adam Smith scriveva una cosa che si chiamava la ricchezza delle nazioni. Lui era un economista politico. Però se voi leggete la seconda, terza pagina, diceva che qual è la ricchezza delle nazioni? Il lavoro. Cioè la ricchezza si reggeva sul lavoro. Cioè era il cittadino lavoratore che era l'origine della ricchezza. Oggi non, la ricchezza può fare a meno del lavoratore col tema del digitale, col tema della tecnologia. Che cos'è che genera la ricchezza? Il cittadino consumatore. Ecco che il lavoro viene totalmente spiazzato. Quindi se non c'è già una riattribuzione di valore, di incentivo, perché non, di incentivo, di valorizzazione, di accompagnamento, di transizione alla, diciamo, alla valorizzazione di quello che Marshall chiamava, riparto dove sono partito, capitale sprecato, è chiaro che quello che si chiama in economia si chiama spiazzamento, il crowding out del digitale sul lavoro è assolutamente inevitabile. Se invece questa cosa qui viene fatta, come in molti casi sta avvenendo, il digitale diventa un elemento che può spostare, costruire, alimentare nuove forme di lavoro. Però su questa roba qui occorre ridisegnare le politiche pubbliche e soprattutto fare un'azione di formazione che in questo paese ancora non si vede per niente. Bene, benissimo. Un'altra delle proposte che dobbiamo adesso, ma su questo andiamo avanti. Grazie Paolo, grazie Stefano, grazie Vito per aver condotto questo panel, grazie a tutti voi per queste due giornate di belle cose, belle chiacchiere ma anche prospettive. Allora, stasera alle 21:30